Ciao ragazzi e ben ritrovati in una nuova puntata del Parmiamone. In questa puntata dobbiamo parlare appunto di quello che è accaduto nella scorsa partita tra Frosinone e il Parma. Il Parma andava ad affrontare, secondo me, la squadra più forte che in questo momento si trova in Serie B e purtroppo abbiamo perso per 2-1. Ci sono alcune cose da analizzare rispetto a questa partita. Sicuramente una sconfitta che dopo tre vittorie consecutive era meglio non fare, normale. È normale che speravamo almeno in un pareggio nella casa del Frosinone. Una sconfitta che purtroppo taglia un pochino le gambe, almeno dal punto di vista del morale, ma credo che si debbano prendere comunque dei lati positivi. Ma andiamo con ordine. Allora, sicuramente una nota negativa è scaturita dal fatto che abbiamo subito dei gol, uno su punizione, gol bellissimo, e l'altro su purtroppo una papera, se così possiamo chiamarla, del portiere Frattali, che in effetti ha commesso un erroraccio bello pesante. Se avete visto il gol dell'azione negli highlights, potrete capire bene che l'errore è abbastanza pesantuccio. E il Parma lì in quel momento si è trovato subito sul 2-0 dopo neanche mezz'ora, per cui abbiamo dovuto rincorrere per tutto il tempo la partita. Siamo riusciti a segnare con un autogol la rete del 2-1 che ha accorciato le distanze, sempre su calcio piazzato come siamo soliti fare ormai, e siamo riusciti a farlo però nell'arco del primo tempo, per cui sicuramente dal secondo tempo in poi abbiamo visto un Parma diverso rispetto all'inizio del primo tempo, che eravamo nettamente in difficoltà. Cosa si è visto di positivo, cosa si è visto di negativo nell'assoluto della partita? Il Parma che dopo il 2-1 ha tentato in tutti i modi di andarla a pareggiare, quello è sicuramente una nota molto positiva. Sicuramente quello ha fatto capire che diciamo che sono stati degli episodi che hanno fatto sì che il Frosinone riuscisse a vincere, sebbene comunque stesse giocando molto meglio, almeno nel primo tempo. E sicuramente l'altra nota molto positiva è il discorso che le altre squadre non hanno stravinto, per cui adesso il Parma si trova all'ottavo posto, ma comunque a 3 punti dal primo. Quindi stiamo parlando veramente di una classifica che resta ancora molto molto corta. Nota molto negativa è che si è visto ancora un Parma che fa fatica a segnare, si è visto ancora un Parma che fa fatica a dettare un gioco che possa schiacciare, diciamo, gli avversari, e si è ritornato a vedere un Parma che fa molta fatica in generale, ecco, quindi questa è, diciamo, una nota molto negativa della partita. Ma un'altra nota molto negativa è anche il discorso che il Parma contro le big del campionato non vince, ha perso contro l'Empoli, ha perso contro il Frosinone, sempre per 2-1 per entrambe le partite, sempre per delle disattenzioni veramente assurde, e non aveva vinto contro il Palermo, un Palermo che in quel momento, se vi ricordate, era praticamente senza uomini, è riuscito a pareggiarla, è finita la partita 0-0, quindi no, 1-1, scusatemi, 1-1. Quindi capite che se tu pretendi comunque di riuscire a salire, quelle sono partite molto importanti, che almeno un punto te lo devi portare a casa. Poi se non ce la fai, vabbè, non ce l'hai fatta, ci hai provato, però devi cercare almeno negli scontri diretti di portare a casa un punto. Ma vabbè, speriamo che le altre squadre, appunto Frosinone, Empoli, eccetera, iniziano a perdere dei punti ancora, continuano a perdere dei punti, e che noi riusciamo a farne con altre squadre. Adesso è molto importante avere una quadra del tutto e fare più punti possibile, abbiamo già detto. Per cui adesso, ragazzi, se voi tifate, diciamo, una squadra della Serie B, saprete benissimo che è molto molto complessa questa Serie B. È il bello di questa Serie B, diciamo. Però al tempo stesso è molto complesso per queste squadre, per lo stesso Frosinone, per lo stesso, secondo me, anche Empoli. Se dovessero salire in Serie A, per loro sarà molto difficile, secondo me, fare un campionato decente. Forse per l'Empoli ancora, ma il Frosinone ha già dimostrato che appena sale, scende subito. Ecco, quindi dal punto di vista economico, dal punto di vista di potenza, diciamo, per far sì che possa arrivare più gente possibile nella società, sicuramente squadre come Palermo, Parma, ma sì, anche Empoli e Venezia possono avere molte più chance in Serie A che Frosinone o che so io, Cremonese, che in questo momento sta facendo molto bene, eccetera. Più che altro per il punto di vista della piazza, piazze importanti. Ma quello non c'entra nulla, ovviamente la squadra che sale in Serie A se l'è meritato e quindi deve salire. Però io la vedo più in grande, ecco, credo che a lungo andare, già a gennaio si vedrà questo, le squadre grosse tipo Palermo, tipo Venezia, tipo Parma si muoveranno sul mercato in un altro modo, in un modo che molto probabilmente possa giovargli di più a lungo andare, alla fine del campionato.
molto di più il Palermo, secondo me. Si vedrà un bel investimento del Palermo, un bel mercato, secondo me, del Palermo, ma spero anche del mio Parma, che in questo momento, ragazzi, è ufficiale ormai. E il nuovo presidente del Parma è appunto il presidente della Desport. Quindi il Parma in questo momento è diventato cinese, in mano ai cinesi. È ufficiale, praticamente ormai il 60% è ufficiale, per cui vedremo sicuramente un mercato molto molto, si spera, molto molto all'attacco, improntato all'attacco in tutti i sensi, anche del Parma. Fatemi sapere, scusatemi, in un commento qui sotto che cosa ne pensate di questa Serie B. Se avete visto la partita, ovviamente commentate. Grazie mille per aver visto questo video, ragazzi. Un saluto. Ciao da Papyrus e come sempre, forza Parma!